Non ne ho mai proposti e penso che mai ne proporrò. Di cosa sto parlando? Di quel sistema qui sotto, quelli che vengono definiti i prati carrabili, con queste strutture fatte di polimero, di plastica. Secondo me non sono adatte per questo tipo di utilizzo. Perché? Per questo semplice motivo. Cioè, questo è uno dei motivi. Uno, perché tendono a spaccarsi. Due, perché come puoi vedere da questo parcheggio, che è un parcheggio che potrebbe essere un parcheggio di un condominio, un parcheggio aziendale o un parcheggio privato, qua probabilmente molto sfruttato, si rompono, e soprattutto non viene un tappeto erboso, un prato bello come dovrebbe essere. C'è un verdino misto a quel verde quasi fosforescente della plastica, che perde colore, si scolorisce con i raggi UV, quindi il risultato è pessimo. Guarda addirittura quella zona qua come si è trasformata. Quindi ci sono delle soluzioni alternative, che possono essere dei sistemi alveolari ma intasati con la ghiaia, degli autobloccanti, delle semplici pietre, dei sestini. Cioè, ci sono altre soluzioni per fare i parcheggi, ma non delle soluzioni di questo tipo. Qua addirittura questo liriodendrum ha alzato tutto e ha spaccato praticamente tutto il sistema. Quindi per me è molto disordinato, e ci sono soluzioni alternative per far sì che sia in uno stato diverso. Quindi questo video solo per spiegarti, visto che tanti, soprattutto aziende e condomini, ci chiedono questo sistema, perché devi rispettare superficie drenante, che è obbligatoria, però io proporrò sempre delle soluzioni alternative. Se sei curioso di sapere quali sono, ci puoi contattare, se sei interessato, a info@vertexgiardini.com oppure tramite il nostro sito www.vertexgiardini.com. Ciao e al prossimo video.